In una vecchia città buddista c'era un ampio eremo dedicato a Buddha. E in quell'eremo ci viveva un famoso monaco buddista. Tra i suoi discepoli ve ne era uno che non smetteva mai di parlare. Parlava incessantemente di qualsiasi cosa gli venisse in mente e raccontava spesso nuove storie, apprese sovente durante la raccolta delle donazioni, riferendole nel dettaglio agli altri discepoli del monaco. Tra l'altro, sparlava dei suoi compagni, spettegolava davanti a coloro che si vantavano e cercava sempre di dimostrare di essere il discepolo più intelligente e migliore di fronte al monaco buddista. Si considerava diverso e superiore a tutti gli altri discepoli, raccontando quanto i suoi genitori erano ricchi e come avrebbe potuto vivere una vita comoda piena di lussi. Ma, nonostante tutto questo, aveva deciso di abbandonare tutto in nome del Buddha. Per questo il suo sacrificio era più grande di tutti. Un giorno, il monaco buddista chiamò tutti i suoi discepoli dell'eremo e chiese ad ognuno di loro di fissarsi un obiettivo per il mese successivo. Questo avrebbe rafforzato il loro potere di determinazione e infuso in loro la volontà di fissare un obiettivo sulla base delle proprie capacità. E se qualcuno non avesse raggiunto il proprio obiettivo entro la scadenza, dopo un mese sarebbe tornato alla propria routine precedente. Tutti i discepoli stabilirono così i loro obiettivi, grandi o piccoli, ognuno in base alle proprie capacità e, dopo aver raccontato al monaco buddista gli obiettivi che si erano prefissati, si avviarono per portarlo a compimento. Tuttavia, il discepolo che voleva dimostrarsi migliore degli altri si recò direttamente dal monaco buddista e disse: «Non voglio stabilire un piccolo obiettivo da raggiungere in un mese. Voglio un obiettivo ambizioso e grandioso come me. Per favore, dimmi quale obiettivo dovrei fissare». Sentendo queste parole, il monaco buddista sorrise e rispose: «Riuscirai a raggiungere l'obiettivo che ti darò? Sarà possibile per te completarlo? Probabilmente no, non sarai in grado di completarlo, quindi devi fissare tu il tuo obiettivo». Il discepolo disse: «No, monaco, ti prego, dammi un obiettivo, qualunque esso sia, lo raggiungerò». Il monaco disse: «Allora starai in silenzio per tutto il prossimo mese. Non una sola parola dovrà venir fuori dalla tua bocca. Questo è il tuo obiettivo». Il discepolo ci pensò e disse: «Monaco, questo è il mio obiettivo, ma è molto facile rimanere in silenzio per un mese. Dammi un obiettivo più grande, all'altezza delle mie capacità, e che mi causi difficoltà nel raggiungerlo». Il monaco rispose: «Prima completa l'obiettivo che ti ho appena dato». Il discepolo obbedì al monaco e rimase in silenzio. All'inizio gli fu facile e trascorse un giorno in silenzio, ma già al secondo giorno il peso di non parlare cominciò ad aumentare nella sua mente. Al terzo giorno cominciò a sentirsi oppresso e al quarto giorno iniziò a provare un'ansia strana. Tutti gli altri discepoli del monaco buddista parlavano tra di loro come sempre e lui avrebbe voluto partecipare alle conversazioni. Voleva parlare, ma la sua determinazione lo impediva. Passarono alcuni giorni e il discepolo si ammalò. Aveva un forte mal di testa e non aveva voglia di mangiare o di bere, voleva solo parlare. Andò a trovare il monaco, si sedette di fronte a lui e scrisse: «Monaco, voglio parlare. Io non riesco a respirare senza parlare. Mi sento soffocare. Sento la sensazione di perdere il respiro. Cosa dovrei fare? Dovrei interrompere il mio obiettivo?» Il monaco sorrise dopo aver letto il messaggio e disse:
Gli obiettivi sono fatti per essere infranti, ma chi raggiunge il suo obiettivo rafforza la sua forza interiore. E chi rafforza la sua forza interiore è sulla via del potere e dell'illuminazione. Accettare l'obiettivo era nelle tue mani, e anche romperlo è nelle tue mani. Molti discepoli hanno infranto i loro obiettivi e sono tornati alla loro routine precedente. Se non riesci a farlo, puoi anche rompere il tuo obiettivo e tornartene alla tua routine precedente. Ma ricorda, se oggi non riesci a gestire questo piccolo obiettivo, come potrai domani gestire il resto della tua vita? La decisione è completamente nelle tue mani. Queste parole pronunciate dal monaco ferirono l'orgoglio del discepolo, che se ne andò senza dire niente e si rinchiuse nella sua dimora, che lasciò rare volte solo per il necessario, e trascorse il resto del tempo in silenzio. Passarono 15 giorni e la maggior parte dei discepoli non riuscì a raggiungere i propri obiettivi, ma il suo era ancora in piedi. Dopo aver accettato l'obiettivo di non parlare per un mese, fino a quel momento non aveva più pronunciato una sola parola. Tutti gli altri discepoli furono sorpresi dal silenzio mantenuto dal discepolo, quello stesso che passava le sue giornate a parlare senza sosta. Dopo 15 giorni tornò di nuovo dal monaco buddista e gli scrisse: «Monaco, sono in silenzio all'esterno, ma dentro di me ci sono molte voci, ci sono molte lamentele e ancora lamentele, ma io continuo a parlare nella mia mente e mi pongo ogni tipo di domanda. Più sono silenzioso all'esterno, più sono forte all'interno. Il mio obiettivo è ancora in piedi». Il monaco buddista rispose: «Sì, ma non hai ancora raggiunto il tuo obiettivo. Finché queste voci raggiungeranno le tue orecchie, la tua mente continuerà a parlare perché hai questa abitudine. Puoi essere silenzioso all'esterno, ma continuerai a parlare dentro di te. Devi allontanarti da queste cose e da queste voci». Il discepolo così se ne andò e, dopo aver ringraziato il monaco, lasciò la sua dimora di buon mattino e si diresse verso la foresta. Passarono molti giorni e il suo obiettivo fu completato, ma il discepolo non tornò. Tutti i discepoli temevano il peggio. Nel frattempo furono fatti molti sforzi per trovarlo, ma non c'era traccia di lui. Gli altri discepoli si convinsero che gli animali selvatici certamente lo avessero catturato come una preda, ma il monaco buddista non la pensava così. Un giorno un altro discepolo andò dal monaco e gli domandò: «Monaco, cosa è successo al nostro compagno? Gli animali potrebbero averlo ucciso?» Il monaco buddista rispose: «Gli animali possono averlo catturato come loro preda, ma potrebbe esserci un'altra ragione. Chi non torna forse ha ottenuto quello che cercava». Il discepolo chiese al monaco quanto fosse così dannoso parlare troppo. Il monaco gli rispose: «Spesso si dice che una delle tante difficoltà dell'essere umano è proprio l'incapacità di rimanere in silenzio. Sentiamo costantemente il bisogno di parlare, anche quando non è necessario o quando può portare a conseguenze negative. Una parte significativa dei nostri problemi deriva dalla nostra tendenza a parlare troppo. Molte discussioni e tanti conflitti sono causati dal parlare troppo. Tutti vogliamo essere ascoltati, ma spesso noi non ascoltiamo gli altri. Invece ci concentriamo nell'esprimere le nostre opinioni e nel convincere gli altri che abbiamo ragione. Questo porta solo ad ulteriori conflitti e rancori. Questo modello di parlare e non ascoltare continua per tutta la vita, causando stress e problemi inutili. In questa ignoranza del parlare senza motivo, sprechiamo il nostro tempo,
la nostra vita, la nostra comprensione e soprattutto i momenti preziosi che potremmo vivere, sperimentare e godere. E cosa otteniamo in cambio? Nulla. Non impariamo nulla quando parliamo costantemente, né creiamo relazioni genuine, né ascoltiamo gli altri. Solo poche persone si rendono conto di cosa perdiamo non chiudendo la bocca quando non è necessario. Il discepolo chiese: «Qual è la soluzione, allora?» Il monaco rispose: «È rimanere in silenzio quando non è necessario parlare. Dobbiamo osservare i nostri pensieri, essere consapevoli di essi e prenderne il controllo. Questo porta a cambiamenti miracolosi nella vita». Dopo questa risposta, risolte le sue domande, il discepolo lasciò il luogo. Erano passati 3 mesi da quando il discepolo aveva lasciato l'eremo e non c'erano notizie di lui. I monaci buddisti avevano perso ormai la speranza per un suo ritorno. Un giorno, per la sorpresa e la felicità di tutti, il discepolo tornò. Non era più la stessa persona che era partita. Aveva vissuto una trasformazione incredibile ed emanava una sensazione di calma e pace. Il suo volto irradiava tranquillità. Appena arrivato, tutti i discepoli si avvicinarono a lui, chiesero dove fosse stato e cosa avesse fatto. Iniziò anche a parlare con gli altri discepoli. Tutti sentivano che non era più così loquace come prima. Ogni parola che usciva dalla sua bocca fluiva dolcemente e pacatamente, dicendo giusto quanto bastava per comunicare ciò che voleva. Dopo aver parlato con i discepoli per un po', si rivolse direttamente al monaco buddista e disse: «Sono rimasto in silenzio. Il mio obiettivo è stato raggiunto». Il monaco guardò attentamente negli occhi il discepolo per un po' e disse: «Sì, sei rimasto in silenzio. Non è uscita nessuna parola dalla tua bocca e il tuo obiettivo è ancora in piedi». Il discepolo rispose: «Quando sono partito dall'eremo, ero in silenzio all'esterno, ma dentro di me c'erano molte voci. C'erano molte domande nella mia mente che non smettevano. Così sono andato nella foresta nella speranza di trovare pace. Ma più mi addentravo nella solitudine, più forte diventava la voce dentro di me. Ho iniziato allora ad ascoltare la voce dentro di me. Poi ho realizzato quanto fosse stato sbagliato quando parlavo male della mia famiglia, degli amici e dei monaci buddisti. In quel momento sentivo di dire la cosa sbagliata. Anche quando spettegolavo e prendevo in giro i monaci buddisti, sentivo di essere migliore di loro. Ma quel giorno ho capito per la prima volta quanto fosse sbagliato. Per molto tempo quelle voci e lamentele sono continuate dentro di me, ma gradualmente tutte quelle voci sono scomparse da dentro di me. Adesso sono in pace dentro di me. In quella fitta foresta non c'era nessuno con cui parlare e non c'era più nessuna voce dentro di me. Ho capito il vero significato del silenzio per la prima volta in quel giorno. C'era pace intorno a me. Adesso potevo apprezzare la bellezza che mi circondava, il suono del vento, il canto degli uccelli e il suono dell'acqua che scorreva. Per la prima volta ho sentito tutti questi suoni con piena consapevolezza. Non ho mai provato così tanta pace intorno a me. Caro monaco, ho parlato con i miei compagni discepoli e con te. Sto camminando, osservando tutto intorno a me e mi sento completamente isolato in silenzio. Anche quando cerco di esprimermi, mi sento comunque isolato. Ora vedo tutto nitidamente e sento tutto più chiaramente. Il monaco buddista disse: «L'irrequietezza dentro di noi è causata dal parlare troppo all'esterno, ma quando ci rivolgiamo verso l'interno rimaniamo calmi. Non importa cosa diciamo,
Diciamo che la maggior parte del male nel mondo ha origine dal nostro parlare, perché temiamo il silenzio. Parliamo più del necessario e non ascoltiamo gli altri. Al contrario, li interrompiamo cercando di darci importanza inutilmente. Questo diventa lo scopo della nostra vita e tutta la nostra energia è sprecata in conversazioni senza senso. Una società del genere è piena di tristezza perché le persone non si ascoltano a vicenda o cercano di capirsi. Non conoscono il valore del silenzio perché li fa sentire piccoli. Il motivo di tutte le battaglie nel mondo è il nostro parlare senza senso. Perciò dobbiamo parlare solo di ciò che è necessario per capirci l'un l'altro. Il parlare inutile non ci permette mai di andare verso l'interno e ci trascina sempre fuori. Se vogliamo andare verso il nostro mondo interiore, dobbiamo tenere la bocca chiusa. Per questo motivo tutti i Buddha che sono diventati illuminati corsero verso la solitudine per evitare di parlare troppo e ascoltare troppo. Rimasero calmi nella solitudine, il che permise loro di viaggiare verso l'interno con facilità. Anche vivendo in questo mondo possiamo vivere nella solitudine e rimanere calmi, ma per farlo dobbiamo conservare la nostra energia che sprechiamo in parole senza senso. La lezione di questa storia è che parlare invano è uno spreco di energia. Chi desidera viaggiare verso l'interno deve tenere chiusa la bocca. In questo modo troveranno spazio ed energia per scoprire tutta la ricchezza interiore che li attende. Se questa storia ti è piaciuta, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per non perdere altri contenuti di valore. Ti auguro una meravigliosa giornata.